Bene amici, eccoci alla conferenza Samsung che è appena terminata e siamo in compagnia del Galaxy Note 3, un dispositivo da 5.7, quindi lo schermo, un Full HD Super AMOLED con, abbiamo all'interno un processore quad-core da 2.3 GHz, una memoria RAM da ben 3 GB con la possibilità anche di inserire la micro SD fino a 64 GB. Come come OS abbiamo Android 4.3 e lo andiamo subito a vedere, Android version 4.3, quindi per la prima volta su un telefono vediamo anche la versione 4.3 di Android CLP. Bene, poi abbiamo la fotocamera anteriore da 2 megapixel, quella posteriore da ben 13 megapixel che realizza anche video in Full HD con 60 frame per secondi. Poi abbiamo la connettività NFC, LTE, Wi-Fi, Bluetooth e quant'altro. La batteria è da ben 3200 mAh, il peso è di 168 grammi, le dimensioni sono di 151,2x79,2 per uno spessore di appena 8.3 mm, quindi rispetto al Note 3 delle misure ancora più confortevoli. Quindi questo Note 3, dicevamo, quali sono le novità rispetto al Note 2 e cosa possiamo dire? Allora, innanzitutto lo schermo, uno schermo bellissimo Full HD che ci è apparso subito di gran livello. Interessante poi l'utilizzo della penna. La penna si va ad inserire in questo slot e si può andare ad estrarre qui. Bella questa texture, diciamo in quasi in tessuto si sembra, questi cani sembra quasi in pelle con queste cuciture, carina, e ci permette quindi di andare, prendendo la penna, ad accedere a alcune opzioni che sono attivabili con la penna. Per esempio, andando ad avvicinarci allo schermo e premendo il tastino, abbiamo per esempio Action Memo. Action Memo praticamente, come in questo caso, ci permette di scrivere dei numeri, per esempio, poi andando a fare una linea, quindi un rettangolo preciso, ci permette di fare una chiamata, di aggiungere a contatti. Vedete, io avvicino, non clicco, basta avvicinare la penna per sapere cosa fa quella determinata icona. Poi i messaggi, per esempio, possiamo invece un'email, possiamo invece magari cercare sul browser, condividere la posizione sulla mappa oppure il task. Quindi queste sono le possibilità. Se invece al posto di scegliere la prima, quindi ci torniamo, sempre avvicinando il tastino, magari scegliamo Scrapbooker, allora basta fare praticamente un crop di tutta la sezione. Una volta che viene elaborato questo taglio che noi abbiamo fatto, diamo l'ok di salvarlo e quindi poi basterà tornare su Scrapbook, si va lì e si va praticamente o a prendere Android Blog che abbiamo già salvato precedentemente, oppure basta tornare indietro in tutte le categorie e si fa qui e abbiamo la nostra pagina, naturalmente molto più utile su internet e che non sulla pagina principale. Questa è la nostra pagina di Android Blog. Già che ci siamo, direi di fargli ricaricare la pancia per vedere anche un po' come va durante il caricamento. Considerate qui ci sono sempre tanti dispositivi collegati, quindi non è mai facile, però vedete come il telefono, nonostante stia ricaricando la pagina, ha una fluidità, devo dire, del tutto buona. Ecco, ora sta ricaricando, quindi sta rimettendo la pagina di nuovo. Considerate un po' di lentezza, ma dovuta solo al fatto che siamo collegati forse in 1000-2000 qui dentro e quindi c'è un po' di tempo da attendere, ma vedete, il telefono ha già caricato ed è possibile già andare a fare scrolling, utilizzare il pinch in e il pinch out, fare il doppio tap e andare a fare anche il fan tranquillamente mentre sta ancora caricando il telefono e la pagina ancora internet. Quindi benissimo da questo punto di vista. Andrei allora a completare l'utilizzo della S Pen. Allora, tornando a quel punto di prima, abbiamo screen white, praticamente si fa una semplice screenshot dello schermo. S Finder è un praticamente è un modulo di ricerca che ha implementato Samsung. E poi abbiamo infine Pen Window che ci permette, se si apre, esatto, di andare, scusatemi sono uscito, ci torniamo, di andare a scegliere quale applicazione aprire sullo schermo. Ok, ci sto combattendo con questa opzione. Andando su Pen Window,
non vuole riaprirsi. Quindi clicco pen window, dovrebbe aprirsi. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo aperto quindi pen window e si è aperta praticamente la possibilità di andare a mettere sullo schermo ulteriori applicazioni. Non so, io sono su una schermata e per esempio voglio fare dei calcoli perché magari sto vedendo alcuni prezzi magari di qualche cosa che voglio acquistare. Vado su calcolatrice, senza quindi togliere quello che io sto vedendo sotto, posso tranquillamente andare a fare i calcoli, per esempio 78 per 9, dare ok e continuare a fare i calcoli. Posso poi andare quindi o a chiudere, diciamo a mettere icona questa cosa, oppure andare direttamente a chiuderla tramite queste tre iconcine che trovo qui. Bene, quindi direi che vedete, mettendo icona poi mi rimane questo cerchietto un po' stile Facebook, direi, con Android, che posso praticamente poi spostare dove voglio. Altre cose da vedere sono, per esempio, è rimasto ancora una volta il multi window, che ci permette, ora non so se riesco a farlo visto che non abbiamo una buona connessione, però per esempio se riusciamo a fare, magari abbiamo già impostato delle vediamo un po' se no ve lo spiego a voce, perché la vedo un po' difficile riuscire a farlo qui, però magari forse ce la facciamo. Allora proviamo a scrivere ciao, semplicemente un ciao, e inviamolo. Nel frattempo sposto la calcolatrice, la lascio qui per vedere anche il telefono come gestisce tutte queste cose. Perfetto, e nel frattempo io riapro ancora una volta Chaton, quindi scelgo il multi window. Perfetto, e basta a questo punto scegliere qui drag and drop, eccolo qua, e mi permette praticamente di andare a trasportare questo per esempio sul Ralph. Ok, forse l'Alf non l'abbiamo aperto, scusatemi, proviamo ad aprire Peter. Ok, scriviamo a Peter, ecco, ora andando a fare il drag and drop praticamente da questo tasto possiamo portare il nostro ciao di qua. E quindi andare a trasferire quello che noi abbiamo copiato semplicemente tramite questo movimento. E altro da vedere, magari possiamo andare a vedere la fotocamera, la gestione, quindi l'interfaccia che noi abbiamo è simile a quella dell'S4. Qui sotto abbiamo le varie opzioni di effetti di foto, possiamo andare qui in impostazioni e fare qui le stesse opzioni che c'è praticamente per l'S4, massima fotocamera, massima foto a 13 megapixel. Andando invece in video possiamo vedere qui che abbiamo la massima risoluzione a 3840x2160. Infine, vabbè, qui le classiche opzioni, il flash, il grid line, il bilanciamento del bianco, timer, location tag e quant'altro. Quindi direi che andare a vedere velocemente le applicazioni che sono presenti, Last Note l'abbiamo già visto prima, Scrapbook anche, questi sono i classici di Samsung, Samsung Hub, Samsung Apps, qui abbiamo Samsung, ma direi che non c'è proprio nulla di particolare di nuovo, il Galaxy Plus, abbiamo qualche applicazione particolare che però bisogna vedere poi se sarà compresa anche nella versione italiana, e Play Games, tutte applicazioni che già conosciamo. Qui invece c'è qualche applicazione magari nuova che potremo andare a testare quando avremo il telefono, sempre se sarà presente. E poi abbiamo l'AnTuTu Benchmark, direi di chiudere con un benchmark di AnTuTu
la nostra facciamo test again. Ecco che AnTuTu benchmark ha finito e viene il risultato di 29.551. Facendo il ranking, per esempio, andiamo a fare un ranking giusto per renderci conto con il Samsung Galaxy S4 e abbiamo che il nostro device è superiore nel punteggio totale rispetto all'S4. Gli unici punti dove sono l'S4 superiore sono questi tre, ma direi che tutti gli altri il Note 3 vince e quindi di conseguenza abbiamo un punteggio totale superiore rispetto all'S4. Bene, credo che sia tutto dalla conferenza Samsung qui a Berlino, ci vediamo alla prossima, grazie.